Ciao a tutti! Allora, oggi ho cambiato location, Sto a casa dei miei genitori e preparerò un piatto buonissimo, quindi asparagi con un uovo in camicia e crema di parmigiano. Allora, come lo prepariamo questo piatto? È semplicissimo, velocissimo. Adesso in un pentolino metteremo acqua con aceto per andare a farci il nostro uovo in camicia. Nella stessa acqua poi andiamo a sbollentare gli asparagi. Gli asparagi come si puliscono? Si spezzano da soli nella parte più morbida. I gambi non li buttiamo perché li useremo poi per un'altra ricetta. Andiamo a vedere come si fa. A tra poco, io sono qui da solo, faccio tutto io, accendo, spengo. Eccoci, allora, come vi dicevo, pulire gli asparagi è semplicissimo, quindi si spezza, tac, e questi poi ce li teniamo perché andiamo a fare un'altra ottima ricetta, non si butta, tac, fate questo, ci vediamo tra poco. Allora, in una casseruola abbiamo messo l'acqua, un pochino di sale grosso e l'aceto. Ora che stava bollendo, non deve bollire fortissimo, ho abbassato un po' il fuoco, ho creato un vortice, girando sempre nello stesso senso, e poi andiamo a calare l'uovo al centro del vortice. Si è pronto, ora prendiamo l'uovo nel vortice, lasciamo cuocere per un paio di minuti e poi andiamo a scolare con una schiumarola. A tra poco. Allora, il nostro uovo, come vedete, si è chiuso. Adesso andiamo ad adagiare su un piattino e ci andiamo a cuocere gli asparagi. Tra poco. Nella stessa acqua dove abbiamo cotto le uova ci andiamo a mettere i nostri asparagi e gli andiamo a dare una sbollentata. Per 5-6 minuti. A tra poco. Ora che il nostro latte si è un po' ritirato e si è riscaldato, ci andiamo a creare la nostra crema al parmigiano. Quindi andiamo a versare il nostro parmigiano, andiamo a mescolare fino a creare questa crema al parmigiano che andremo a versare poi nel nostro piatto. Girate finché non si addensa e si crea la cremina. A tra poco. Eccolo qui, il nostro piatto è pronto. Quindi come impiattiamo? Mettiamo asparagi sotto, il nostro uovo in camicia qui sopra e poi ci andiamo a versare la nostra crema al parmigiano. Altro goccino e adesso ce lo andiamo ad assaggiare, ragazzi, e ora ce lo andiamo ad assaggiare. Quindi asparagi con uovo in camicia e crema al parmigiano. Ok, l'asparago deve rimanere croccante, abbiamo l'uovo, esce tutto il rosso, buonissimo. Andiamo a mangiare. Buonissimo. Eccezionale. Un saluto a Pupi e alla prossima.